stato piacevole. Io già conoscevo Andrea nelle vesti di attore e siccome penso che lui sia una persona intelligente e raffinata e soprattutto motivata, perché non mi ha coinvolta per un progetto qualsiasi, mi ha proposto una storia che per lui era necessaria dopo un viaggio che lo ha portato a Tondo, nella comunità di Tondo, quindi anch'io ero molto appassionata di questa storia. La mia partecipazione è minimale, è proprio un cameo e devo dire è stato molto divertente lavorare lì. Tra l'altro quel giorno pioveva a dirotto, c'era Roma bloccata completamente, avevamo solo un giorno per girare quella scena, quindi è stato più che altro bagnato. Lavorare con Andrea è stato un'esperienza da tragica praticamente, e poi ho molto apprezzato il lavoro che ha fatto dopo, cioè quando ho visto il cortometraggio devo dire ho apprezzato molto il punto di vista ironico sulla storia, visto che invece si vuole far arrivare la notizia dell'esistenza di questa Smoky Mountain. Allora, io ho avuto la fortuna di conoscere Fabia Bettini, che è coautrice e ha fatto la supervisione, anche la produzione di questo cortometraggio, perché sono stata invitata dal Movie Mob qualche anno fa a Bangkok, quindi avevo già visto le loro attività sul territorio, di portare il cinema italiano ma anche di lavorare molto nello scambio delle culture, ecco. E quindi avevo già una stima nei confronti di Fabia, dei progetti di Fabia e Gianluca Giannelli. Poi con Andrea ci ho lavorato, lo conosco e mi hanno fatto leggere la sceneggiatura, loro mi hanno parlato di questo posto che è Tondo e mi è sembrato possibile partecipare. Io per questo l'ho fatto, perché mi sono fidata di loro e tra l'altro poi l'anno successivo, cioè quest'anno, io stessa sono stata invitata al Festival del Cinema di Manila e sono andata di persona a vedere questo posto e quindi in modo retroattivo sono ancora più contenta di aver partecipato, perché quel posto non si può raccontare, è un posto che ti spinge a fermarti ancora prima della pietà, rimani scioccato veramente nell'orrore di come delle persone, dei bambini che poi al contrario sono così vitali, così pieni di gioia, no? E di vitalità, possano sopravvivere in condizioni l'inferno, solo la qualità dell'aria, che non è qualità, perché Tondo è una comunità dove le persone vivono una società costruita sul riciclo dell'immondizia, loro quindi bruciano anche le cose, quindi lì l'aria è irrespirabile, già solo quella ti porta in un'altra dimensione, quindi un anno dopo sono ancora più contenta di aver potuto contribuire al progetto. Il mio consiglio è intanto pensarci bene, perché adesso è una moda e magari per seguire una moda si sceglie una strada che magari non è la tua, magari non è la cosa che ti può fare più difficile, insomma la cosa che non ti viene più facile e che non ti dà una vita più semplice, che non ti rende felice. Quindi conoscere molto bene cosa vuol dire fare l'attore, perché non è solo fare red carpet o andare in giro a fare i film, no, c'è tutta una vita, c'è la vita prima, ci sono gli orari, ci sono lo studio, c'è fare teatro, c'è guadagnare poco, c'è studiare, quindi adesso si parla molto del lavoro artistico, ma in realtà nessuno sa più che vita è quella dell'artista, si pensa solo all'arrivo, che poi non è detto che uno arrivi esattamente con le cose che voleva fare veramente, quindi bisogna proprio scegliere la propria vita e poi in generale leggere il giornale, andare a vedere le mostre, fare dei viaggi, essere curiosi, perché se mai dovessi riuscire a fare l'artista non puoi prescindere dall'avere qualcosa da dire, quindi un punto di vista, cioè non è che basta solo recitare, bisogna avere una vita ricca per avere qualcosa da portare, quindi fare molta ricerca di tutti i tipi, questo sicuramente rende le persone più interessanti e se anche non fate gli artisti magari siete persone più vitali, avete una vita più bella, ecco.